La raccolta dei funghi porta anche quest'anno molti casi di intossicazione nel nostro territorio. Troppe persone consumano funghi senza conoscerli e senza controllarli. Molti sono ingannati dalla somiglianza di quelli velenosi a quelli commestibili. Il fungo più pericoloso di tutti è senza dubbio l'Amanita phalloides. Quello che però volevo spiegare è che per molte persone, per gran parte della popolazione, il fungo velenoso mortale sembra essere l'Amanita muscaria, che in realtà è sempre un fungo tossico, ma non velenoso mortale come invece l'Amanita phalloides. Quindi è bene questo fungo imparare a conoscerlo, i casi degli ultimi giorni ce lo spiegano, che tante persone invece ancora mangiano questo fungo qua. Quindi proprio perché credono che non sia poi così pericoloso. Il consiglio degli esperti per prevenire le intossicazioni è quello di fare molta attenzione fin dal momento della raccolta. Raccogliere tutto il fungo nella sua interezza, perché sia che uno lo porti a casa e lo pulisca da sé, sia nel caso che uno lo debba portare a un ispettorato, perché anche nel caso che porti un fungo a un ispettorato, se tu gli porti un fungo, mettiamo l'Amanita phalloides, gli porti solo il cappello all'ispettorato, sicuramente è in grado di riconoscerlo, però per legge non te lo può riconoscere, perché chiaramente per l'ispettore è necessario che ci siano tutti gli elementi per arrivare a determinarlo. Nel caso dell'Amanita phalloides gli elementi quali sono? La volva, questa volva che si trova alla base del gambo, l'anello. Se io porto tutto il fungo a casa, quando magari vado a pulirlo mi rendo conto che questo fungo non è più quello che magari pensavo, quindi una russula, una capra come si chiamano da noi, ma che in realtà è un'altra cosa.